Il primo tra i follower l'abbiamo già beccato e io intanto, innanzitutto ciao, e io ho un problema di muffa in garage, quindi mi si è formata un po' di muffa nel casco, anche se erano passati solo 20 giorni dall'ultima volta che l'ho usato. L'ho pulito ieri sera con l'alcol, mamma mia, mi sembra di stare dentro una bottiglia di grappa. Vediamo se c'è già qualcuno. Bella Eros, vado a far benzina e arrivo. Alla, sei contento? Dai. Piacere Mattia. Ciao Federico. Devo mettermi anche più vicino alla pompa, mamma mia, devo stringermi. Uè, nel posto della macchina elettrica. Ciao caro. Come stai? Grazie. Ciao Federico. Ciao, piacere riconoscerti. Federico, ciao. Finalmente ti vedo di persona. Ti avevo regalato una canna, ma la sono fumata. No, ragazzi. Invece Luca mi ha regalato il cappellino, che bello. Grazie, bagai. Allora, quindi motogiro, perché nel video non l'ho detto mentre ero qua, no? Motogiro del mio compleanno dei 40, dove ho invitato un po' di iscritti. Abbiamo il primo. Andrea, ciao, piacere. Andrea, con bel gessone 1250. Cristian, che l'avete già visto. Ciao, ragazzi. Roberto. Ciao. Ciao KTM 1290. 1290 che bramo. Ciao Jack 75. Giacomo Bustrom 650. Ciao. Tu invece Luca. Dona. Luca, ciao. UFR. La signora di Paolo. E Paolo. Paolo Motogussi V85 TT. Tra l'altro detentore del canale di Edge. Il buon Ricky, non detentore del di niente. Instagram, te lo metto su Instagram. Se vuoi. Sì, dai, venite a farlo, lo metto. Eros. Eros. Ciao a tutti. Che avete visto nel video abbiamo fatto sull'Himalayan, che non c'è più. No. L'Himalayan c'è ancora. Matteo Zago. Mattia. Luca, che avete già visto in più cose, anche lui detentore del canale YouTube Cercatore di Strade. Tutti col canale YouTube qua. Artiti, e dopo aver chiacchierato una bella mezz'oretta e abbiamo fatto amicizia l'un l'altro e anche tra tutti i vari partecipanti, abbiamo fatto un piccolo briefing sul giro di oggi. È un giro che ho messo giù leggero, eccole qua tutte le motorone della nostra carovana di odierna, leggero, 180 km, perché volevo innanzitutto avere tempo e modo per fare amicizia con tutti quanti, e poi non vi nego che dovendo gestire secondo le nostre previsioni un gruppo di 10, 12, 15 moto, e infatti siamo in 12, volevo anche essere sicuro che fosse fattibile senza andare a rischiare. Poi volevo fare tutte le cose con calma, chiacchierare anche dopo le soste, sosta panoramica, sosta caffè, al posto del pranzo ci stiamo tanto. E quindi adesso cosa facciamo? Adesso andiamo verso Portunago, andiamo poi verso il Monte Penice, la vetta, la sommità dello stesso monte, Ciumbia, che carovana. Da lì Passo Brallo e la Fragolina, che nei miei video ho già mostrato, è un bel barettino, piadineria sul fiume Trebbia, dove possiamo anche pucciare i piedi. Stiamo lì tutto il tempo che vogliamo, con molta calma. Dopo andiamo verso Bobbio, ma non facendo la Val Trebbia, perché è piena di semafori, anche se la casualità vuole che anche adesso ci sia un semaforo, quindi ho parlato un po' troppo presto. Poi Passo Penice, Passo della Crocetta, e poi vi faccio vedere anche un altro paio di chicche. Come sempre trovate il GPX gratuito in descrizione. Guardate che belle che sono queste colline del vino. Giriamo di qui per Fortunago. Adesso ci aspetta una salita bella tortosetta. Infatti queste strade, come vedete, vengono chiuse in caso di neve, anche se qui l'altitudine sarà 300 metri. Lassù c'è Fortunago, borgo molto molto carino, finemente restaurato con gusto antico. Vi consiglio assolutamente di visitarlo. E questo è l'eliporto di Costa Cavalieri, dove ho proposto ai nostri compagni di ventura di fare una foto tutti intorno al cerchio. Guardate che colpo d'occhio da questa zona dell'eliporto di Costa Cavalieri, dove spesso vengono anche quelli di motociclismo a fare servizi fotografici. Guardate che roba. È veramente, veramente una figata, con tutte le moto messe in linea così. Va
vamos, ripartiamo. Anche in questo paese c'è l'immancabile cartello che recita: attenzione, rallentare. In questo paese i bambini giocano ancora per strada. Allora, anzitutto vorrei dire che se un bambino gioca per strada non mi sembra tanto sveglio, perché questa è una strada provinciale, si trova in collina con tutto il verde del mondo, deve giocare qua. Mia, che cartelli stupidi messe giù da amministrazioni più stupide dei cartelli che fanno. E poi tra l'altro mi parte la vena polemica, ma in un paese che quasi preferisce i cani ai bambini, voglio proprio vedere se questi cartelli hanno effetto. Ma c'erano prima di dire attenzione, in questo paese c'è tanta gente col cane al guinzaglio, allora tutti i cani. Questo è uno dei miei punti preferiti dell'Oltrepò, cioè questa collinetta e questa casa bianca che si vede da un sacco di posti, svettare proprio quasi in cima alla collina con la torrettina, bella, mi è sempre piaciuto un sacco. Ecco, questa è una cosa che non ci voleva in un giro dove siamo in un gruppo di 12 moto, cioè un maxi gruppone di ciclisti. Non ho mai visto una balla di fieno su un pick-up. Guardate che bella vallatona con questo pratone, bosco là. Spettacolo. Se giri un angolo dalla collina praticamente ti trovi la montagna. Quello che si intravede tra gli alberi è il castello dal Verme di Zavattarella. Adesso gli passiamo sotto sotto in un bello scorcettino panoramico. Questa è una strada che mi piace veramente un sacco, che ovviamente troverete nell'itinerario della giornata. Adesso vedete quelle antenne là? Quella è la sommità del Passo Penice ed è proprio in cima a quel monte che ci stiamo recando. Ciao ciao ciao. Questo pezzo è veramente tanta roba, asfalto praticamente nuovo, tutte curve pif paf da seconda a terza marcia, tornantoni che quando ci sono ampi come questo, quindi li fate con leggera scodatina senza alcun problema, ma quello che mi piace più di tutti sono questi destra-sinistra, anzi sinistra-destra e poi ancora sinistra in questo caso. Tutti in salita, quindi mi danno un pochino di sicurezza in più e comincia anche a calare la temperatura, siamo a 25 gradi contro i 30-31 della pianura, casamatti, altri fatti 960 metri, perché di solito è 1000 metri circa lo spartiacque da cui si comincia a percepire il freschetto. Ecco, qua i bambini giocano per strada per davvero. E arrivati qua ci congiungiamo con il Passo del Penice dalla parte in cui diventa bello, ovvero gli ultimi 2 chilometri. Questa parte boschiva è veramente spaziale, voi come sapete, chi mi segue lo sa, come diceva qualcuno mai di ricordo, io sono un grande fan del boschetto, boschetto si tende in moto, ragazzi, non fatevi strane idee, ma che bello asfalto che c'è. Wow. Ma anziché fermarci là, sulla sommità del passo, andiamo qua a destra verso il monte, ecco qua, quindi anziché fermarci al bar Lo Scarpone andiamo più su al bar Ristoro Tra le Nuvole. La salita dura 3,5 km fatta con di tanti tornanti, ma ci regalerà una vista praticamente unica sulla zona, perché il Monte Penice è 1400 e qualche metro. Ah, va va va, che roba. Se fosse stato più limpido si sarebbe rivista tutta la pianura padana, e nelle giornate top si vedono anche le Alpi. Siamo fermati qui al baretto che c'è in cima al Monte Penice, guardate che bello, qui siamo sui 1400 metri di altitudine, le antenne che vedete tutto intorno a noi sono ripetitori Rai Wave che diffondono il segnale televisivo praticamente in tutta la pianura padana che sta qui davanti a noi, di là c'è Bobbio. Tanta roba, eh. E allora il gruppo perde ben 5 moto perché erano tutte persone che non potevano fare la giornata piena. Quindi le due Harley, Ricky che vedete qui sotto con l'R90 e gli altri due ragazzi col V-Strom e l'Ondone 1200. E quindi da 12 persone passiamo a 7. Ciao! 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 Ciao, grazie, ciao! Che spettacolo! 23-24 gradi qua in cima al monte. Mamma mia, l'anno prossimo quasi quasi mi affitto una casetta qua e ci passo da giugno a settembre.
Continuiamo per di qui, questo è il famoso piazzale del Passo Penice con il bar ristorante Lo Scarpone. Questa è la parte bella, tra l'altro anche questa è la parte bella del Passo, perché qui l'asfalto è molto liscio, sempre ben messo, curve belle pennellate. Attenzione l'itinerario, perché appena appena dopo questa curva, dove vedete qui Sassi Neri, giriamo verso Santa Maria, zona controllo del vicinato. Ulala. Capirai il vicinato che c'è qua, quello che c'è, tutte queste belle colline morbide, le balle di fieno qua e là. Ecco, poi quando parlo è tutto coperto dalle piante, sempre così. Ecco, adesso qua dovrebbe vedersi, sì, per un mezzo secondo. È ciula, qua è stretto, eh? Cioè io non ci sarei passato oltre la macchina, pensa un po'. E questo è il Brallo, località che era particolarmente ridente fino agli anni 80-90. Adesso invece no, se lo fila quasi più nessuno. Quindi c'è un sacco di attività, di alberghi abbandonati, negozi chiusi. E tutto così, qua lì, questo qua, tutto chiuso, tutto abbandonato. Resiste solo un bar ristorante, la bocciofila e poco altro. Poi questa cosa che le attività qui vendono commestibili, cioè chi le gastronomie eccetera, proprio questa scritta commestibili mamma mia, mi fa passare la voglia di comprare le cose. Ma come cazzo fai a chiamare i salumi, queste cose qui, commestibili? Mamma, quante macchine, speriamo che siano tutti al Trebbia e non tutti alla Fragolina, che potranno parcheggiarsi un po' meglio così. C'è qualche moto parcheggiata a cazzo, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Oh, io una piedi pizze, una bella piedi pizza, tutto maiale, una piedi pizza musulmana, speck, prosciutto cotto e würstel. Oh ragazzi, a parte che a metà l'ho già mangiata, buon appetito. Ecco Paramona qui con la menta. Dai, invece affogati il caffè come se piovesse. Tu Paul, cos'è che hai preso? Fragolata. Ah, quella l'ho lasciata già anch'io, sì. Cioè, assaggiamo questa coppa Ramona. Oh, buona, eh? Ullala, questa moto che segna 38 gradi e qui sono tutti in costume a farsi il bagno nel Trebbia. Alla fine siamo stati soltanto 2 ore e mezza a chiacchierare, si è formato un bel gruppettino. Guarda che bei prati che ci sono qua. Questo è il paese di Pieve di Montarsolo. Hai capito come si pronuncia Montarsolo? Invece c'è il parco della Rovere Grossa, qua a destra. Che macchinario! Questo sì che è caricarsi il fieno in cascina! Ma che roba, il paese è mezzo diroccato. Praticamente è un paese... È già. Tutto quel gruppo di case lì, tutto senza finestre, tetti sfasciati. Sulla famosissima SS45 statale da Val Trebbia, che mi piace molto, ma che abbiamo evitato perché in questo periodo è bombardata di semafori per i lavori col senso unico alternato. Per questo motivo abbiamo fatto queste stradine un po' minori da scoprire. Adesso abbiamo girato verso il Colle Crocetta, passo che mi piace particolarmente da fare soprattutto al tramonto, che non è questo il momento perché sono le 4 del pomeriggio. Se state notando che sto cavalcando una moto diversa è perché sì, sto cavalcando una moto diversa. Robertone mi ha concesso per qualche chilometro lo scambio con la sua, che si guida divinamente, KTM 1290 Super Adventure R 2024, colore stupendo, molto più bello secondo me del colore precedente. Intanto lui sta guidando la mia, sta attraversando questa parte boschiva. Cambio! Ah, aria di casa. Ah, mamma mia, mio bel cappone, scorreggione. Oh, peccato che sta moto scaldi come un forno, altrimenti... Adesso, come potete vedere dal navigatore, ci aspetta un pezzo un tantino tortuoso. Proprio giù di qua, a destra, per Pometo. Qua! Oh. Oh.
Aia, fine del budello. Guardate che belle queste zone qua. È proprio campagna, vigne, cascine, colline morbide. Questa è forse la zona più carina, insieme a quella di Santa Maria della Versa, dell'Oltrepò Pavese. Quella è la diga del Molato. Poi questa è una zona dove ci sono i castelli e o i paesi come lì, là, arroccati sulla cima delle colline, ed è veramente, veramente carino a vedersi. Caratteristico. E infatti questa zona poi è ricchissima di castelli, come Mornito Losana, Montalto Pavese. Oh, Madonna Santa, ma che segnalato così, cioè con un cartellino 20 metri prima. Questo nello specifico è Canevino, va lì, vigneto, collina, castello, tenuta. È bucolico qua, che spettacolo queste colline, che colpo d'occhio di là. Ultimo punto panoramico della giornata, la Costa del Vento, ecco qua sul cupuzzolo di questa collina abbiamo vista sia di qua a ovest che a est. Mamma che figata! Beh, adesso che il sole comincia a essere un po' più radente. Ragazzi, grazie a tutti per essere venuti. Giornata top, giro top. Ciao! Un uomo illuminato, l'unico uomo col volto illuminato dal sole. Ciao! Ma che bello il tramonto sul Po. Ma veniamo a noi, il giro di oggi veramente ragazzi non potevo sperare di meglio. Perché? Perché innanzitutto c'è stata una bellissima chimica tra i partecipanti sia al mattino quando eravamo in 12 che al pomeriggio quando siamo calati a 7. Adesso si sono anche scambiati i contatti per fare altri giri, mi è piaciuto veramente tanto, una chiacchiera, potevamo stare a chiacchierare fino a l'una di notte, guarda, se non ci fosse stato, come dire, l'orologio un pochino a comandare la tabella di marcia. Per dirvene una, siamo venuti via dalla Fragolina che erano le 3:20. Poi siamo stati graziati dal meteo che ci ha donato una giornata calda, sì, siamo pur sempre al 24 di agosto, ma con zero nuvole, cosa che non è scontata oggigiorno. Il giro è stato apprezzato dai partecipanti, ho anche fatto scoprire dei posti inediti, anche sì, inediti anche a persone della zona o frequenti abitué di questi passi di montagna, quindi sono contento perché ci avevo lavorato molto su questo itinerario che vi ricordo potete scaricare gratuitamente qui sotto dai link che trovate in descrizione. Ringrazio anche te che stai guardando questo video per il supporto che mi hai dato in tutto questo tempo, in questi 2 anni e mezzo scarsi su YouTube, e per essere arrivato alla fase finale del video, averlo guardato tutto quanto. Se vuoi sostenere il canale in modo che migliori, che posso chiederti è un like, un commento, qualsiasi tipo di commento, e se non sei iscritto l'iscrizione. Per il resto intorno a me trovate altri bei videozzi che ho selezionato per voi interessanti, e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!